da un certo pubblico, ne sono contento, perché il tema è indubbiamente interessante. Diciamo che il tema del fisco è centrale per ogni Stato. In questo momento, da diversi anni in Italia è veramente un buco nero, o se vogliamo essere ottimisti, un buco grigio. Per dirvi un episodio, 15 giorni fa mi sono trovato in un salotto, in una riunione di alto livello, diciamo, di gente della borghesia trentina e non, molto titolata, docenti universitari, via dicendo, orientati a sinistra. E io a un certo momento ho parlato della fiscalità e ho ricordato come in America negli anni 60 ci fosse una pressione fiscale attorno al 90%, in Inghilterra addirittura al 95%, di cui si lamentavano i Beatles. La cosa ha suscitato assolutamente sconcerto. Mi hanno detto: ma guarda, non sei sicuro queste cose qua, com'è possibile? Cioè, docenti universitari. Ho dovuto dargli, o inviargli per mail, la documentazione per cui in effetti era quella la pressione fiscale. Dopo di allora Reagan e la Thatcher hanno stravinto, perché non solo hanno imposto il discorso che i ricchi si tassano poco, ma hanno cancellato la stessa idea che si potessero mai tassare. Ora, non credo, non è questo l'argomento della serata, l'argomento dei livelli di tassazione. L'argomento è invece come si può fare accertamenti e riscossioni in maniera corretta, efficace, e quindi all'interno delle leggi che vengono stabilite, come queste leggi vengano, e quindi il livello di tassazione stabilito dal Parlamento, delle varie autorità, la riscossione sia corretta e non ci siano quei notissimi, tremendi fenomeni di evasione e elusione fiscale di cui che noi conosciamo. E per parte mia, io non mi sono presentato, sono direttore di questo Trentino, per parte mia ringrazio il Movimento 5 Stelle, non solo per avermi chiamato qua per moderare questo dibattito, ma anche perché credo che aprire un discorso su questi temi sia decisamente importante. Un saluto.